un attimo l'attenzione. Trasferimento dietro, piede a terra, se si ferma. Anche prima c'è stato qualcuno di voi che ha potuto. Mi piace la mia scarpa, è sporchissima. Ma erano proprio le nostre scarpe. Le mie scarpe sono più belle però. La medaglia d'oro viene consegnata da Giovanni Pietro. Porta degli applausi pubblico. Renato Biocco, ci ritroviamo a distanza di un anno a Comano Terme. Francesca Barale, le terme di Comano ti portano bene, vinto l'anno scorso, vinto quest'anno con una tattica praticamente uguale. Sì, sono contenta di aver vinto un'altra volta perché sapevo che era difficile ripetersi. Ecco, un po' come hai impostato la gara a livello di squadra e tu a livello personale? E come squadra ci aiutavamo ogni tanto, ma siamo state abbastanza separate durante i primi giri perché sono partite abbastanza in fondo e ho fatto fatica a risalire il gruppo. Però poi sulla salita sono passata davanti e dopo il ponte sono scattata, come avevo già pensato, e ho dato tutto fino sull'arrivo. Ecco, com'è presentarsi sul rettilineo d'arrivo di un campionato italiano in solitaria, poter alzare le braccia al cielo, una bella emozione. È bellissimo, perché al posto dell'anno scorso che ero già un po' più, avevo già paura che mi riprendessero, quest'anno ho voluto godermela perché sapevo che era difficile. Ecco, c'è una dedica di questa maglia tricolore? La dedica va a mio nonno, che è mancato poco fa, e a tutta la famiglia che ci tiene. Ecco, il nonno era corridore, è stato corridore professionista, insomma, il sogno è quello di seguire le orme del nonno? Sì, come mio nonno e mio papà, che anche loro hanno sempre corso. Emma Redelli, un secondo posto, la volata, hai vinto la volata per la medaglia d'argento, un bel risultato. Sì, soprattutto dopo l'anno scorso che purtroppo è stato sfortunato per me, ero lì all'inseguimento di Francesca e mi è caduta la catena e purtroppo me la sono giocata, quindi quest'anno per me è stata come una vittoria questo secondo posto e sono davvero felice. Ecco, guardando la gara, si è decisa sulla salita
Francesca ha dimostrato insomma che è il suo terreno. Sì, sì, è molto brava in salita, anche se io comunque non ho mollato, sono andata a riprendere quella che l'aveva inseguita e siamo restati in un bel gruppetto e poi vabbè, ho vinto la volata e sono felice. Carlotta Cipressi, un terzo posto, una medaglia, un campionato italiano, ti soddisfa? Beh, sono contentissima, è stata una gara davvero dura, soprattutto quando la mia, diciamo, compagna Barale ha scattato alla fine, è stata davvero dura, ci ha messo un po' in crisi e sono riuscita a recuperare sul finale e fare una bellissima volata così da ottenermi un terzo posto. Ecco, era un risultato sperato alla vigilia o alla fine, insomma, sei rimasta sorpresa anche tu di questo risultato? Beh, speravo, quest'anno è andata molto bene, speravo, dato che l'anno scorso ho fatto anche un quinto posto, di magari mantenere, diciamo, questa buona classifica, anzi ho fatto ancora meglio, quindi non posso chiedere altro. E adesso ci si può riprovare anche l'anno prossimo da allieva? Sì, dai, allieva è un po' difficile, però dai, ci proviamo sempre senza mollare.